Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su AS Video. Precedentemente abbiamo visto come utilizzare i presets di Motion Array, ma oggi vi voglio spiegare più in generale come funziona questa piattaforma. Infatti Motion Array è un tool tutto in uno che ci permetterà di avere template, presets, foto, video, musica e molto altro per i nostri progetti video. Prima di tutto partiamo dal fatto che è possibile registrare un account gratuito, infatti basterà cliccare su Start Free Now e da qui ci potremo facilmente registrare gratuitamente. Una volta effettuato l'accesso con l'account gratuito potremo andare in qualsiasi sezione del sito e potremo utilizzare tutto quello che sarà sotto la voce Free Assets. Infatti basterà spuntare qui e avremo tutti questi elementi che potremo utilizzare nei nostri progetti video. Chiaramente qui sono all'interno dei templates, ma questo vale un pochino per tutto. Quindi poi selezioneremo il nostro template, questo Travel Opener, e poi andremo a fare download e molto semplicemente avremo scaricato questo template. Se invece volete l'accesso completo a tutto il catalogo di Motion Array, allora dovrete effettuare un abbonamento che può essere fatto sia con cadenza mensile al costo di $29.99, oppure se programmate di usarlo per più tempo potreste optare per il piano annuale che viene addebitato in una singola soluzione da $249.99 all'anno. In questo caso andrete a risparmiare circa $10 al mese rispetto al piano mensile. Devo dire che per la quantità di elementi presenti all'interno del sito il prezzo mi sembra assolutamente ragionevole. Ora per il resto del video passerò all'account con l'abbonamento per avere tutte le funzionalità sbloccate. Una volta sulla home del sito potremo effettuare una qualsiasi ricerca cliccando l'icona della lente di ingrandimento. Quindi io ad esempio cerco la parola thunderstorm e quindi avrò video, audio, foto, template, insomma in base alla parola che avrete cercato avrete tutta una serie di risultati. Ma andiamo con ordine, infatti se ci dirigiamo nella sezione templates possiamo selezionare il programma che utilizziamo. Qui come vedete abbiamo i principali. Io però utilizzo Adobe Premiere Pro e quindi selezionerò lui. Abbiamo già quindi questo elenco di template. Sulla sinistra abbiamo tutti i filtri e quindi potremo selezionare transizioni, titoli, insomma tutto quello che è qui presente. Inoltre abbiamo anche altre impostazioni per poter affinare la nostra ricerca. Se io ad esempio voglio scaricare questo template, come abbiamo visto già poco fa, basterà cliccare su download, salveremo il file e una volta aperto avremo i nostri elementi qui dentro e troveremo sempre in qualsiasi preset o template andremo a scaricare la cartella help che può contenere sia un tutorial video che un piccolo PDF con magari dei link a delle guide. Ora invece passiamo alla sezione presets che in questo caso comprende tre programmi. Anche qui seleziono Adobe Premiere e nella barra laterale posso affinare la ricerca in base a ciò che sto cercando. La differenza dalla sezione templates è che qui la procedura sarà più manuale. Infatti andremo a scaricare i singoli file da scaricare e importare su Premiere per poi applicarli manualmente al nostro progetto. Se siete interessati ai presets vi consiglio di dare un'occhiata al video qui sopra dove spiego passo passo come utilizzare i presets. Successivamente troviamo la sezione audio che presenta sia gli effetti sonori, come sempre avremo la sidebar che ci permetterà di affinare la ricerca, e ovviamente anche la sezione dedicata alla musica royalty free. Se diamo un'occhiata abbiamo 1677 pagine, quindi le canzoni sono tantissime, ma dovete fare attenzione a selezionare o meno queste caselle. Infatti, per avere piena libertà di condivisione,
a mio avviso converrà escludere il content ID ed escludere la registrazione PRO. In questo modo avremo ben 1131 pagine, quindi avremo sempre a disposizione migliaia di canzoni, però avremo un po' più di libertà di utilizzo. Se volete approfondire la registrazione Pro o il discorso del content ID per YouTube, vi lascio in descrizione questi link ufficiali di Motion Array dove spiegano nel dettaglio tutta la questione. Poi abbiamo la sezione video, che comprende sia footage, quindi video, che anche dei video animati. Tornando su footage, come sempre abbiamo la nostra barra laterale e soprattutto dovremo andare a selezionare sempre nei diritti di utilizzo se un tipo di utilizzo editoriale o se li andrete a utilizzare a livello commerciale. Se così fosse, converrà spuntare commercial use e quindi avremo piena libertà di utilizzo di tutte queste clip nei nostri progetti, anche nei confronti di clienti esterni. E anche qua abbiamo 1679 pagine di elementi che potremo utilizzare. Stessa cosa vale per la sezione foto, dove avremo sempre la nostra barra di ricerca, e anche qui, in base all'utilizzo che ne dovrete fare, dovreste magari selezionare utilizzo commerciale. Quindi potremo andare a scaricare tutte le foto che vogliamo per poterle utilizzare sia da un punto di vista commerciale o semplicemente editoriale o magari sui social. Anche per questi elementi che non vi sto facendo vedere, poi basta semplicemente cliccare su download, salvare il file ed avremo la nostra foto. Poi passiamo alle ultime tre sezioni, che sono un po' differenti. Infatti abbiamo la sezione plugin, che ci permette di scaricare un plugin di Adobe Premiere che comprende tantissimi effetti che possiamo utilizzare appunto nel nostro progetto video. Questo plugin è disponibile anche in forma gratuita, ma in versione ridotta. Infatti se avete l'abbonamento potrete accedere a tutti questi effetti, mentre in modalità gratuita ne saranno presenti solo alcuni. Poi abbiamo la sezione tools, che si divide in tre sezioni. Abbiamo infatti video collaboration, che ci permette di condividere con i nostri collaboratori o con i nostri clienti i progetti video. Infatti una volta caricato il video potremo condividere il link, magari inserendo anche una password, e quindi il nostro collaboratore o cliente potrà tranquillamente visionare il video e inserire un commento in qualsiasi secondo o minuto in cui si trova. Onestamente è un tool che vorrei utilizzare molto più spesso perché lo trovo molto comodo. Successivamente troviamo la sezione Portfolio Builder, che ci permetterà di creare un nostro portfolio da poter condividere con chi vogliamo. Quindi sarà una sorta di sito web che potremo andare a modificare molto semplicemente. Infatti qui posso scrivere ciò che voglio, posso anche sostituire l'immagine di sfondo ed andare quindi a personalizzare il tutto con elementi anche di mia proprietà, in modo da mostrare effettivamente il mio portfolio. E poi troviamo la sezione integrations, che ci permette di scaricare un plugin compatibile con alcuni programmi Adobe per poter scaricare ed inserire direttamente nel nostro progetto magari le transizioni, gli effetti audio e così via. Quindi un piccolo tool che può essere veramente comodo per velocizzare il nostro lavoro. Infine troviamo la sezione Learn, che è suddivisa in base ai programmi o alle sezioni. Infatti anche in questo caso, se vado ad esempio su Premiere Pro, troverò una serie di articoli che possono essere delle piccole guide che ci spiegheranno come utilizzare al meglio questi elementi. Come avete potuto vedere, Motion Array racchiude tanti tipi di contenuti. Infatti con un singolo abbonamento avremo accesso a migliaia di risorse. Vi consiglio infatti sicuramente di registrarvi con un account gratuito per provare la piattaforma. Successivamente, se siete interessati, potreste optare per l'abbonamento mensile, e a quel punto, se vedete che utilizzate
Motion Array, allora indubbiamente converrà passare all'abbonamento annuale. In descrizione trovate il link per la registrazione e mi raccomando, se il video di oggi vi è piaciuto, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale.